Allora, oggi è martedì 22 22 marzo marzo 1900. 188, sede dell'ANED, c'è qui Alberto Ducci, presidente della sezione ANED di Firenze. Allora, Alberto, tu di che classe sei? Sei del 1927. primo? Ah, siamo in parità. Eh sì, io ero poco più che un ragazzo, Ma dove eri? A Firenze stai? io abitavo a Candeli, qui è una frazioncina del Campania. comune di Bagnarripoli. E lavoravo a Firenze, ero operaio meccanico quando sono stato arrestato e ho potuto intuire i motivi per cui sono stato arrestato, a differenza di altri che magari sono stati rastrellati. Il mio è stato un arresto in conseguenza a un fatto ben preciso. A Candeli, dove attualmente alla Villa La Massa c'è un grosso albergo, e in quegli anni dell'occupazione mi fu istituito un comando tedesco. E intorno al campo, come guarnigione, mi dovevano essere i fascisti della Repubblica di Salò, che dovevano così fare la guardia perché non entrassero all'interno del club di questo giardino, di questa villa, estranei. Il gruppo di questi repubblichini era comandato da un sergente. Sergente che era un elemento così che voleva farsi valere un po' nel paese, Era loro nel paese, era dei abitanti di Candelia. non era abitante del paese questo sergente, nessuno dei repubblichini era abitante del paese, era tutta gente che non era conosciuta per niente, no? Voleva fare un po' il grande, no? Di fronte alle ragazze, perché i giovani o erano in montagna, o erano militari, o erano prigionieri. Ormai eravamo verso la fine della guerra, in quegli anni, ma nei primi mesi del 44. E si dà il caso che un mio amico, che era della leva del 25, gli fu chiesto i documenti, perché lui doveva essere, secondo il bando Graziani, militare, cioè, come chiamata di leva. Questo ragazzo, essendo anche lui meccanico, era nella leva di Marina e aveva una proroga di 6 mesi per presentarsi alla leva militare. Non avendo questi documenti, questo sergente dei repubblichini lo arrestò e lo portò giù al comando tedesco. Questa fu la motivazione per cui questo ragazzo fu preso, trasferito giù. La sera, verso le 9, 9 e mezzo così, io e un altro ragazzo, sempre della classe del 1925, lui avendo i documenti in regola, essendo anche lui un meccanico, abbiamo deciso, attraverso i campi, di arrivare fino alla villa, al comando. C'era il coprifuoco, quindi era anche un grosso rischio. Però, giovani e incoscienti come potevamo essere, l'arresto di questo ragazzo fece molto scalpore in paese. La mamma di lui era piuttosto sofferente di cuore, era disperata questa donna, dice nessuno fa niente. E noi due ragazzetti, così insomma, io di 16 anni poco più, l'altro di 18 appena, decidemmo appunto di andare senza dire niente ai nostri genitori, di andare giù al comando e sentire cosa decidevano di fare per questo nostro amico. E infatti siamo arrivati giù al cancello, al posto di guardia non c'era nessuna guardia repubblichina. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso, siamo entrati dentro e siamo andati direttamente al portone
dei tedeschi. Abbiamo bussato, ci hanno aperto, quando ci hanno visto si è capito che sono stati un po' meravigliati, perché prima di arrivare lì dovevamo essere fermati dai repubblichini noi, no? O almeno accompagnati da questi, tanto più c'era il coprifuoco. E comunque ci hanno chiesto cosa volevamo, noi chiedevamo notizie di questo nostro amico, ci hanno rassicurato che una volta presentati i documenti lo avrebbero rilasciato, e infatti poi ci hanno detto che all'indomani mattina loro l'avrebbero trasferito presso la gendarmeria di Bagnarripoli, dove era la stazione dei carabinieri, lo avrebbero trasferito là in attesa che di presentare questa documentazione, perché loro non erano attrezzati per tenere della gente così in stato di fermo, eccetera. E questa fu quanto ci seppero dire. All'indomani abbiamo saputo che, siccome in paese c'erano persone che lavoravano, specialmente donne, che lavoravano presso il comando tedesco per qualche cosa, insomma, c'era da lavoro di lavanderia, lavoro di cucina e cose varie, si seppe che se l'erano presa i tedeschi con questi repubblichini, perché dissero come erano entrati questi ragazzi, poteva essere entrato un comando di partigiani, e quindi se la presero tanto con loro. E questi repubblichini non gli andò giù che questi ragazzi avessero fatto quello che fecero. Allora si fu in qualche modo avvertiti di questo, ma non si capì fino a che punto era grave la cosa, no? Anche perché io non avevo nessun obbligo di militare, si sentiva che il pericolo era per coloro che avevano obblighi di leva e quindi dovevano essere loro, casomai. Io che, se anche dimostravo qualcosa di più dell'età che avevo, però ero in regola, e l'altro comunque decise di andare su verso il muraglione, alla Todde, a lavorare per fare queste fortificazioni, pur di non andare a fare il militare sotto la Repubblica Sociale. Io chiesi di andare anch'io e mi fu detto che io ero utile giù perché ero giovane, non c'era pericolo per quanto riguardava il militare, eccetera, e quindi bastava che io circolasse con i documenti regolari, non c'era bisogno, e così fu. Logicamente, questo in che epoca accadeva? Questo avvenne verso il febbraio del 44, sì. E verso la fine, dopo il 20, mi pare sia accaduto questo. E questo sergente dei repubblichini riuscì a sapere chi eravamo. Mentre l'altro andò alla Todde, quindi lo perse di vista, me mi segnalò al comando della Guardia Nazionale Repubblichina di Carità, e probabilmente chissà con quale motivazione, con quale. E infatti lui, appunto, una volta riuscita a sapere chi eravamo, fece questa segnalazione. E così avvenne. Io l'8 marzo del 44 mi trovavo in piazza della Dalmazia in compagnia di due persone, uno delle classi del 17 e uno del 20, e con loro mi recavo per andare a iniziare la pratica di assunzione presso le ferrovie, che uno era già dipendente delle ferrovie, uno stava per entrare. E io, che eravamo amici di famiglia con questo che poi entrò a lavorare presso le ferrovie, era quello che mi aveva fatto un po' la strada per farmi entrare anche me.
E così, infatti, la mattina ci hanno fermato in Piazza Dalmazia e ci hanno chiesto documenti a tutti e tre, gli altri due li hanno rimandati e me mi hanno detto che dovevo seguirli perché il prefetto mi doveva parlare. Questi documenti li hanno controllati con un elenco che avevano questi repubblichini, dopodiché mi hanno fatto salire su un camion militare dove ho trovato altri repubblichini con tanto di mitra e altri sventurati che dopo, quando saremmo stati una decina o dodici, ci hanno preso e ci hanno portato giù alle scuole Leopoldine, Piazza Santa Maria Novella, l'8 marzo, sì. Ma lui era solo. Capito? Mentre gli altri due appunto li rilasciarono. Quindi avevano un elenco ben preciso di chi... Loro avevano un elenco ben preciso di chi dovevano arrestare, se no avrebbero preso un po' tutti. L'altro, poi tra l'altro il destino crudele, che era con me della classe del 20, che mi aveva fatto la strada per farmi entrare alle ferrovie, questo poveretto, ebbe la sfortunata disavventura di ferirsi durante il lavoro e dopo pochi mesi che era entrato a lavorare alle ferrovie, insomma, lui credo sia deceduto verso il marzo o l'aprile del 45. Pensa un po' il destino di questo uomo, insomma, lui sì, era riuscito a entrare, insomma, alle ferrovie in qualche modo in un reparto di falegnameria e insomma quando credeva di aver raggiunto uno stato di tranquillità, io che ormai in casa mi davano ormai per morto, perché dal giorno che io fui arrestato non hanno saputo più niente fino a 3-4 giorni prima che rientrasse. Ho avuto anche un cugino che eravamo come fratelli. Lui al momento della liberazione, al momento che i tedeschi hanno lasciato il paese a Candeli, hanno minato, e questo ragazzino a 13 anni ha pestato una mina, e è saltato lui, e insieme a lui è morto un altro, che è già una persona che conoscevamo, insomma, lì del paese, e insomma... Quando si dice il destino, insomma, nella vita, loro a casa pensavano di essere un tantino più tranquilli, più sicuri, invece io magari ero là, in quell'inferno, il destino mi ha risparmiato. Ci ritrovò lì alle scuole Leopoldine? Io alle scuole Leopoldine non ricordo esattamente, ricordo che eravamo in una gran confusione. C'erano molte persone? Tantissime persone, mi ricordo quando sono arrivati i fratesi, ci hanno dato un po' nell'occhio perché quasi tutti vestivano, e, insomma, avevano dei cappelli un po' già sullo stile americano, a testa larga, mi ricordo, ecco, ci dette un po' nell'occhio questo, ecco, questi ragazzi così. E... Però mi ricordo questo, mi ricordo di un certo Ballerini di Campi, che fu quello che fin dall'inizio, ecco, io ricordo delle scuole leopoldine, trovai un repubblichino di Bagnarripoli, un certo Calosi, e mi permise di dirgli, dico, guardi, mi conosce, io ho fatto, e lui mi gridò che era un traditore, insomma, e roba del genere. E quindi, non ci fu, anzi, poi dissero che ci avevano messo nelle facce sospette, giù, mentre si scendeva dalle aule che eravamo ai piani superiori, ci sistemarono dei gruppi giù in questa specie di giardino al piano terra, e di lì dissero che eravamo le facce sospette, ci fecero partire a gruppi, mi ricordo, di 15, di 20, per farci salire sul camion, e quando
passavamo davanti ci sputavano addosso, insomma, ce ne facevano di tutti i soldi. C'erano anche donne? No, io ricordo una gran confusione, una grande agitazione e un grande stato di incoscienza. Io devo dire una cosa, non mi sarei mai aspettato quello che poi mi è accaduto veramente. Forse per l'età, forse non lo so, per l'ingenuità, anche perché poi dei campi di stermino non aveva parlato mai nessuno. Quindi non eravate a conoscenza? Non eravamo a conoscenza proprio di niente. E quello che posso ricordare è questo. Da quando siamo partiti sui vagoni... In quanto vi trattennero lì alle scuole? Le scuole dalla mattina, io sono stato arrestato alle 10 in piazza Dalmazia, saremmo arrivati lì verso le 10 e mezzo, un quarto alle 11, verso mezzogiorno mi pare ci hanno dato qualcosa da mangiare, credo ci abbiano i documenti, mi pare li abbiano ritirati al momento che ci hanno fermato e non si sono più visti i documenti. E ci siamo sentiti chiamare così e ci hanno sistemato, ecco perché dicevo quelli che ci hanno messo giù nel cortile si fu definiti in qualche modo le facce sospette, non lo so, qualcuno disse così che eravamo delle facce sospette, non so se furono i repubblicani o se qualcuno sentì qualche affermazione del genere. Il fatto è che abbiamo avuto la stessa sorte, diciamo, messi sui vagoni bestiame come gli altri, e purtroppo la mia famiglia non poteva far nulla perché non avevano il coraggio di informare la mia famiglia. Questo poveretto, che poi la mia famiglia non avrebbe potuto fare niente lo stesso, i mezzi per venire da Candide a Firenze non è come oggi, certo. Quindi al massimo poteva esserci una bicicletta per portare un'altra persona a Firenze. Pericolo, l'indecisione, ma chi s'azzarda a andare, gli uomini, teniamoli lontani, insomma. Quindi non avevano il coraggio di, quando gliel'hanno detto, non hanno potuto fare niente, praticamente. Io ho visto una persona che abitava a Candeli, dove abitavo io, che lavorava alle ferrovie, l'ho vociato, dice alla mia mamma stasera non torno. Ero incolonnato mentre salivamo lì la rampa via La Manni che ci portavano su alla motoria. Ecco, sul vagone noi abbiamo incontrato persone più adulte, persone che hanno avuto subito un grande, secondo me, una grande coscienza. Una grande umanità. Ci hanno visto ragazzi, ci hanno visto incoscienti. Non è che noi scherzassimo, non è che noi si sottovalutasse, no, non è che ci si comportasse da incoscienti. Però si stava zitti dalla paura, insomma, ecco. Non... E quest'uomo, questo Ballerini, mi ricordo, che credo sia arrivato pochi giorni dalla liberazione, perché io l'ho visto fino a pochi giorni prima della liberazione, era mezzo infermo, aveva un piede in mezzo con una ferita sul collo del piede, quest'uomo, e questo Ballerini, che poi invece era di Campi, io credevo fosse di Prato, perché lui conosceva tanta gente di Prato, fu portato con quelli di Prato, era quello che ci faceva coraggio, cominciò a dire, sapete, ci porteranno a Verona, c'è stato il bombardamento a Verona, ci portano là per smassare le macerie. Sembrava che fosse successo qualche settimana prima un fatto del genere. Dice, sì, li hanno presi, li hanno portati là a spalare, dice, poi li hanno rimandati a casa. E noi intanto si comincia a andare verso il nord. C'è chi butta bigliettini lungo la ferrovia e anch'io mi pare di buttare qualche cosa, ma
casa non arrivava niente. Quanti eravate nel vagone? Nel vagone credo ci fosse una quarantina. Dalle graticole del vagone, al momento che ripartiva dalle stazioni, ci furono diversi che si buttarono. I primi specialmente, credo, con buona fortuna. Dopo invece, quando si accorsero che ne mancavano, allora la mattina, quando aprivano i vagoni e vedevano che mancava questa gente, ci minacciavano, imprecavano in tedesco, ce lo facevano capire, insomma, ma noi si cercava di dirgli che si dormiva, ma nonostante questo loro non volevano. Allora facevano, per metterci già un po' in lite fra noi, cioè c'era chi si voleva buttare e quelli che non potevano buttarsi frenavano nel senso, dice, poi va a finire che ci fucilano qualcuno di noi, insomma, ecco. Però alcuni, e io ero anch'io fra coloro che si dovevano buttare verso il Brennero, non ce la feci perché il treno riprese troppa velocità, ma più che il treno fu l'indecisione quello prima di me, una volta mezzo di fuori non ebbe, anche perché si cominciò a sentir sparare, questa gente cominciò a capire, quindi stavano di guardia, capirono quando era il momento che noi ci si buttava di sotto, e allora si sentiva, quando si ripartiva, degli spari o delle raffiche, e questo fece ritardare quello avanti di me, io non ce la feci più, dopo poco si arrivò a Brennero. Dunque in Italia non faceste tappe particolari? Tappe la si fece a Carpi, dove a Carpi fu fatto salire un folto gruppo di milanesi che poi erano di Sesto San Giovanni, di tutto l'interland milanese. E non mi ricordo quanti saranno stati, comunque io credo si sia arrivati in quel convoglio a Mathausen intorno al 1500. Ma di partenza, quelli di Milano o di San Giovanni? Di San Giovanni dove li avete? Sono tutti a Carpi, li hanno fatti salire sul convoglio nostro. Cioè voi da Bologna siete andati a Modena? Sì. E a Carpi che hanno fatto salire quelli di Milano. E sì, lì si è assistito a una brutta scena, un vagone accanto al nostro, sul marciapiede della stazione c'era un ragazzino dell'SS, ha sparato una raffica rimita, un disgraziato che si è affacciato al finestrino, no? E gli ha spaccolato il cervello, e questo poi si è saputo quando sono arrivati a Le soste che abbiamo fatto è stato Bologna, la mattina dopo mi ricordo, dopo Bologna, e poi da Bologna siamo andati verso Verona, ma la sera, ecco, la sera, dalla mattina siamo arrivati a Carpi verso il pomeriggio, e lì che hanno fatto salire questi di Milano. Siamo ripartiti, si è camminato quasi tutta la notte, e la mattina mi pare si sia passati da Verona. Da Verona poi si è proseguito e il Brennero l'abbiamo attraversato di notte. Me lo ricordo perché ci furono dei commenti a quel momento lì, addio le nostre speranze di rimanere in Italia, a lavorare, a fare eccetera. E quest'uomo poveretto che insisteva a dire, ma ci porteranno a lavorare, hanno bisogno qui, hanno bisogno là, insomma, cercava sempre di tenerci su, insomma, anche perché lui poveretto non sapeva mica in effetti dove ci portavano, insomma, però cercava di farci ragionare nel senso più ottimistico possibile. E da qui, insomma, se si vuole, è stato un po' il filo conduttore di tutta la nostra tragedia, insomma. L'aspetto morale della persona è quello che in molti casi, voglio dire, può essere considerato almeno nella misura del 30-40% che abbia contribuito a farci sopravvivere, insomma, ecco.
cioè il fatto di non... Il fatto di aver mantenuto, diciamo, uno stato di serenità, di ottimismo, di fiducia in noi, negli altri, eccetera, insomma, senza avere momenti di abbattimento morale, credo che questo ci abbia aiutato molto, insomma, ecco, ci ha fatto vedere cose irreali che però in quei momenti ci hanno aiutato tanto per superare giorno dopo giorno quei momenti difficili, insomma, ecco. Mentre l'abbattimento morale era pericoloso perché precipitavano la situazione, lo stato di salute, le stesse energie precarie già che erano, voglio dire, abbiamo visto persone che addirittura hanno rinunciato così a mangiare quel poco che gli davano, al momento che erano queste forme di abbattimento morale. Sì. Quanto durò il viaggio? Il viaggio è durato 3 notti e 2 giorni, cioè 3 giorni, perché siamo arrivati la mattina dell'11 marzo a Matau. Vi avevano dato un po' di rifornimento? Ci hanno dato del pane di quella cassetta scuro, e poi ci dettero del patè di acciughe, così, da mangiare. Non ci permisero di scendere per le nostre necessità fisiologiche, insomma, per dormire in qualche modo ci si arrangiava proprio quando l'organismo non reggeva più. C'erano come delle panche intorno a queste cose, e lì si stava a sedere finché si poteva. E arrivati giù alla stazione di Mauthausen, freddo, mi ricordo quando siamo entrati su in Austria, neve si vedeva dappertutto, non sapevamo. Qualcuno ha accennato Mauthausen, ma qui c'è stato un campo di prigionieri dell'altra guerra, insomma, lì si è cominciato a conoscere veramente da vicino chi erano le SS, il loro modo di comportarsi, e quindi si sono scatenati, erano un caso solo, si sentivano protetti da tutto e da tutti, e quindi hanno cominciato a rivelarsi al 100% quello che in effetti erano. Ecco. Ma lì dove vi hanno fatto scendere dei vagoni? Qui ci hanno fatto scendere ai vagoni a Mauthausen stazione, e da lì a piedi siamo andati su fino al campo. Con noi non avevamo nessun bagaglio, nessun all'infuori degli indumenti portavamo. Cosa ricordo dell'arrivo al campo? Dell'arrivo al campo ricordo che nonostante tutto fu abbastanza faticoso per arrivare lassù, perché ce la fecero fare piuttosto a passo veloce, però con noi avevamo anche molte persone anziane, insomma, ecco, io ricordo che c'erano anche molte persone anziane, e furono anche un po' le prime ad essere, diciamo così, picchiate dalle stesse SS, insomma, ecco. Una volta arrivati su, ci hanno fatto sistemare lungo il muro all'interno, il muro di cinta, e una volta finiti di entrare ci hanno fatto tutto un discorso in tedesco e tradotto in italiano, dove venivamo ammoniti per qualsiasi cosa che noi avessimo fatto, e ci venivano citate delle cose, delle infrazioni banalissime, e secondo loro erano punibili anche con la pena di morte, insomma, quindi non scherzavano. Quando ci hanno detto poi di prepararci per andare giù alle docce, eccetera, si è inteso un po' di tergiversare, perché era freddo, mi rischiava, mi pare, così, insomma, ecco. E quindi sa, spogliarsi non era facile, insomma. E
bastato, insomma, che abbiamo dato la prima dimostrazione testando subito, mi pare, uno o due di noi, quelli più malcapitati che si sono trovati in prossimità del comandante, che in qualche via ci hanno fatto subito, ci hanno convinto, ecco, siamo spogliati. E mi ricordo che è venuto qualcuno lì a offrire delle sigarette, perché dopo tre notti e tre giorni praticamente, che alcuni non fumavano, hanno dato alcuni oggetti d'oro che potevano avere, perché subito gli hanno detto in tedesco, in francese, in un modo o in un altro si sono fatti capire, e chi ha dato l'orologio, qualche altro oggetto, e questi ti hanno dato le sigarette, insomma. Poi ci hanno portato giù, ci hanno fatto scendere a gruppi, non so di quanti fossimo. Ci hanno dato della roba come per disinfettare, così che bruciava maledettamente. Poi abbiamo fatto la doccia e, bagnati come eravamo, ci hanno dato una camicia, un paio di mutande, un paio di ciabatte, e ci hanno detto di andare al blocco della quarantena. E così si è formato come una processione, ecco, uno dietro l'altro, e siamo arrivati al blocco. Il blocco, ti ricordi di prima? Il blocco? Il blocco era dentro il recinto dove c'è scritto quarantena, uno dei blocchi penultimo, mi pare. Penultimo, mi ricordo che blocco era, non mi ricordo se era il blocco 28-25, non mi ricordo il blocco era. E in questa, no, questa stanza, erano, questo blocco era formato da due stupe, da due stanze. E lì ci hanno buttato questa stanza, questo è stato la mattina, verso, mi pare, una roba così, ci hanno dato una zuppa che bruciava, ci scottava la bocca, insomma, no? E si può dire che forse è stata una delle poche zuppe un po' più dense che si è mangiato durante la prigionia. Avevano già rifornito di qualche cosa, di una gamella? No, niente, ci hanno dato delle gamelle, così al momento erano di coccio, mi pare, senza cucchiaio. Sicché per mangiarla dovevamo aspirarla, così quello che non si è sofferto, perché fa la fame, il freddo che poi ti maturava, insomma, ti usciva ancora di più, e non poter mangiare con... Logicamente c'era anche a chi le faceva schifo, magari, sentire questa fragranza al naso. Per questo io non ho mai avuto problemi, insomma, con la fame. Subito il resto. Sì. E si è trascorso dei giorni, mi ricordo alla sera c'era, in un angolo c'era un monte di pagliolicci, e a una certa ora la sera mi facevano distendere e lì ci facevano mettere noi a coltello. Ma in terra? In terra, sì. Nella quarantena non avevamo cuccette, non avevamo castelli. Ma tutto il giorno cosa facevamo? Eravamo lì senza far niente. Ma chiusi dentro? Chiusi dentro. Mi ricordo per San Giuseppe ci hanno fatto uscire, hanno fatto una specie d'appello fuori, ci hanno fatto fare con un po' di ginnastica, così, ma più che fare ginnastica si faceva noi per il freddo, insomma, ci si battia le braccia, le mani, così. Ci hanno fatto uscire per pulire, insomma, ecco, per dare una ripulita dentro. Ma paziente, la giornata media di quarantena com'è andata? Ma la giornata media in quarantena non si facevano fare quasi niente. Cioè c'era anche lì l'appello oppure no? L'appello te lo facevano la mattina e la sera, ma all'interno del blocco, non uscivamo fuori del blocco.
noi ce lo facevano all'interno del blocco, ci mettevano in colonna da due parti della baracca, ci mettevano metà da una parte e metà dall'altra, e si veniva portati. Sì. Poi durante la giornata a volte c'erano i capo che si divertivano magari a farti fare qualche cosa, oppure veniva l'SS a domandare le cose più strane, se Badoglio, Mussolini, quella cosa o l'altra, e c'era anche chi si creava delle idee, dice, ma se ci chiedessero di collaborare cosa si fa? Sa, qualcuno pur di sgavellare, pur di uscire da quelle mura avrebbe tentato tutto, insomma, capito? E infatti venivano ma proposte di collaborare non hanno mai fatto a nessuno, insomma, perché quando siamo arrivati là avevamo un marchio ben preciso, ben definito, insomma, ecco. E sì, eravate già stati registrati? Noi eravamo praticamente in corso di registrazione perché i documenti ce ne hanno liberati tutti a Firenze. Infatti l'elenco di quel trasferimento di tutti i giovani che c'è a Matausi ora al museo, dove ci sono anch'io, che c'è tutti i ragazzi da 13 anni, 14 fino ai 18, 19, mi pare sia stato registrato intorno al 16 al 18 di marzo. Mentre noi ci hanno portato, ricordo se ci hanno fatto sulla fotografia, perché ci hanno fatto più di una, ma non credo la Succia che hanno fatto la fotografia. E la Succia hanno riportato un'altra volta a fare la doccia prima di partire per essere destinati. Senti, quindi tutta la giornata rimanevate dentro il blocco della Caronia? Tutta la giornata, sì. Ma non avevate contatti con quelli del blocco accanto? No, perché erano praticamente quei recinti là era tutta quarantena, quindi anche quelli del blocco di fronte era una certa distanza. Ma eravate lì lungo, cioè quasi di fronte al museo attuale? Sì, quasi di fronte, però parecchio interno, molto in fondo. Insomma, ecco. Ma era prospiciente il piazzale oppure il piazzale? Molto sul retro, sì. Noi del piazzale non si vedeva quasi niente. Quanti eravate? Ma io credo si fosse quasi tutto un blocco. In un blocco? In un blocco. Poi vi dico che noi per farci dormire la sera dovevamo stare come, nemmeno come le sardine, dovevamo stare per coltello, e uno di sotto e uno di sopra, questa baracca, non mi ricordo, che copriva completamente il pavimento. Erano dentro la baracca fra le due stube, e lì c'era nella prima parte c'era la baracca dove stava nel capo, accanto c'erano i servizi igienici, i lavandini, quei famosi lavandini circolari, no? Ecco, quelli sono quelli originali di Matause, e lo stesso il gabinetto. Ecco, ma per mangiare mangiavate allo stesso locale? Sì, tutto lì. Non ci potevano far fare niente, anche perché noi fino a che non siamo ripartiti da Matause non abbiamo avuto la casa, insomma, la divisa a strisce. Ecco, noi avevamo questa mutande, roba vecchia, probabilmente roba già deceduta, vero? Questa camicia di peloncino mezza strappata, un paio di mutande lo stesso, e questo paio di ciabatte. Questo era il nostro abbigliamento. Quindi, sì, però capito, stando dentro la baracca, così, nella grande massa che eravamo, sì, le finestre, i vetri erano quasi tutti rotti, ma insomma, sai. E la sera toglievano la luce. No, spengevano la luce, io non mi ricordo che ora poteva essere, ma insomma verso le 8 doveva essere.
Mi ricordo che dalla finestra venivano, buttavano delle manciate di sigarette, è venuto queste forme di solidarietà, insomma, c'è stata, e si diceva, insomma, ti toccavano la seconda volta che era più vicino lì sotto le finestre, e questo, insomma, ma loro ci davano la sera verso le 5:30 così, per il pezzetto di pane con qualcosa da mangiare, e il giorno la zuppa, per esempio zuppa in un modo o in un altro, più o meno densa. E se uno di notte gli scappava di andare al gabinetto, come faceva? Questo non te lo so. I servizi igienici c'erano, però non lo so se il capo, se c'era un capo di servizio e questo ti permetteva di andare, questo non te lo so dire. Ecco. Io, anche perché a distanza di tanto tempo, sì, non è che mi possa ricordare. E quanto siete rimasti? Lì siamo rimasti fino verso il 25 di marzo, dall'11 che siamo. Poi è stato, mi pare, la mattina ci hanno dato le casacche, ci hanno fatto vestire, ci hanno chiamato per nome e a ogni nome corrispondeva la nostra casacca col numero, certo. Giacchetta, pantaloni con numero, zoccoli con pezzi da piedi, tutto nuovo. E la chiamerei anche invernale perché era di tessuto un po' più spesso, un po' più. Perché poi abbiamo visto anche delle casacche di roba estiva, molto leggera. Ecco. E al momento che ci hanno consegnato questo è stato, mi pare, il giorno. Penso che trasferito adesso. È stato stesso giorno. Mi pare che sia stata la stessa giornata che ci hanno dato la casacca e siamo arrivati adesso. Mi pare si sia camminato quasi tutto il giorno in treno. E la sera. Tornati più alla stazione di Mauthausen? Sì, alla stazione di Mauthausen e da lì siamo arrivati la sera a Evans. Ci hanno buttato in una baracca, mi ricordo. Perci. Sì. Almeno non tutti nella stessa baracca, ci hanno buttato un po' per dove c'era posto, insomma, ecco. Sì. E di lì hanno cominciato subito a formare la mattina dopo questi comandi. Per un po' di tempo siamo rimasti, io almeno sono rimasto in dei comandi all'interno del campo dove stavano lavorando per l'ampliamento del campo, quindi venivano abbattute delle abetine, quindi il nostro lavoro era quello di prendere queste tronchi, spostarli, ci dicevano dove, come, eccetera, e poi a mezzogiorno ci riportavano al blocco, ci davano la zucca, mangiare la zuppa, si ritornava a lavorare fino alla sera. La sera si andava a fare dell'appello, come tutti, si aspettava che entrassero. A quell'epoca, i primi mesi, lavoravano solo alle gallerie giù in paese, quelle che si vede che tuttora esistono, ma tuttora ci lavorano, si può dire. Mentre le gallerie su vicino al campo furono iniziate, mi pare, verso giugno, luglio, così per le 40. Ma l'appello a che ora veniva fatto? L'appello veniva fatto la mattina prestissimo, mi pare, verso le 6:30, la mattina. Poi ci faceva alzare presto presto. E la sera? E la sera lo stesso, verso le 6:30, perché
I ritardi erano dovuti il più delle volte alla mancanza o al tempo che veniva impiegato per reperire magari qualche sfortunato morto, rimasto, magari caduto, svenuto, così, sai, nelle migliaia e migliaia che eravamo, insomma, a volte poteva capitare che uno cadeva e nessuno si accorgeva di questo poveretto, ecco, fino a che non veniva ritrovato dai capò. L'SS con i cani eccetera, non veniva Senti, fatto. ma la pena veniva fatto, diciamo, contato per figlio o per numero? Veniva fatto per file, cioè per lungo e per cosa, no? Cioè ogni blocco era formato per file di 5, no? E quindi partiva dall'inizio del blocco e contava. Noi dovevamo essere, non so, per esempio, 10 per ogni fila, partiva e contava 10, 20, 30, Ma non è che chiamassero il numero a no, non era testa. appello nominale, era solo un appello così per nome, Conta, sì. una conta, sì, Non è che dovresti imparare il numero tedesco. esatto. Il numero in tedesco era solo per quanto ci venivamo chiamati. Altri motivi all'interno del blocco, sul posto di lavoro, ma generalmente venivamo chiamati all'interno del blocco, altrimenti sul posto di lavoro venivamo chiamati per nazionalità. Infatti, italiana, se eravamo in un comando promiscuo di varie nazionalità, oppure ruschi, oppure ungar, oppure Judens, se c'era l'ebreo, ecco. O italiana, se c'era o polisch, così insomma. Lei era sempre in un gruppo dove eravate tutti italiani? No, mai anzi. Difficile mi si è trovato in un gruppo dove c'erano la stragrande maggioranza degli italiani. Io ci sono dei particolari che potrei raccontare. Che potrebbe essere definito un po' un aneddoto, il caso mio. Dopo qualche mese che eravamo là a Ebense, venivano fatte come delle selezioni per mandare, si diceva, a Mauthausen ad ingrassare, a rimettersi, a ristabilirsi. E nella psicologia dei tedeschi ebbe un certo effetto questo. Infatti, alcuni compagni fiorentini, sono testimoni, furono selezionati e mandati a Mauthausen per rimettersi. Del primo convoglio e del secondo convoglio, alcuni ritornarono ad Edense e si videro, si ebbe modo di toccare con mano che questi ragazzi erano andati a Mauthausen, ci raccontarono che non avevano fatto niente, che mangiavano e quindi poi li abbiamo visti ingrassati. E quindi eravamo anche noi, diciamo, invogliati, tentati appunto di andare, insomma, ecco, di essere selezionati per andare. E io tentai diverse volte. Queste selezioni venivano fatte la domenica pomeriggio, perché i primi tempi che siamo arrivati ad Evense, ogni 2 domeniche, cioè ogni 15 giorni, venivano consentito come mezza giornata di riposo, no? Come libertà all'interno del campo, senza impegni ben precisi e definiti. Però c'era questo, e non era una cosa facoltativa. Veniva detto, per esempio, blocco è. Si doveva andare a questa selezione, no? E lì c'erano i capo del campo e ti controllavano, no? Però ci poteva essere anche una scappatoia, bastava che uno si offrisse volontario per fare servizi intorno al blocco, era giustificato. E infatti uno spagnolo, io per tornare un attimo indietro, io mi disperavo perché a me non mi toccava, insomma,
questa, questa specie di fortuna a me non mi era mai capitata. E questo spagnolo mi vide un po' così, disperato, mi fa, lui dice, italiano, matausi, misguit, caput. Io non cioè capì e non capì, insomma, e a quel punto lì mi disse, mi fece capire, dice, che mi dovevo dare, insomma, volontario, arbeit, insomma, mi spiegò un po' in tedesco, un po' in spagnolo, un po' in italiano, insomma, mi disse di non andare più a queste selezioni, perché andare a Mauthausen voleva andare a morire. E infatti, dopo le prime selezioni che abbiamo visto partire amici o conoscenti italiani o fiorentini, non si è visto più tornare nessuno a Evensen. E questo spagnolo, siccome gli spagnoli erano quelli più organizzati, in quanto erano i più vecchi, diciamo, del campo di Mauthausen con gli austriaci, erano riusciti a sapere cosa succedeva a Mauthausen. Infatti, quando arrivava a questi convogli di malcapitati convinti di andare a Mauthausen a rimettersi, due volte era gente che andava a finire, non si sa, in camera a gas o che altra fine li facessero fare. E allora il messaggio di questo spagnolo per me fu diciamo, la salvezza. Ecco, dico, anche in questo caso, dico, a volte si vuole ricercarci, si ostina a voler cercare un perché della nostra sopravvivenza. Dico, non ci si può accanire contro il destino che poi è stato favorevole, no? In questo caso dico che mentre da una parte mi disperavo perché non mi toccava la fortuna, la buona sorte degli altri, io invece magari ero trattenuto da un qualche cosa che poi mi ha salvato la vita, ho riportato la pelle a casa, insomma, ecco, dico, queste cose a volte ci fanno riflettere, no? E sono quelle cose che ci hanno fatto anche maturare, insomma. Senti, ma tu ieri uno dei più giovani. Sì, io ero uno dei più giovani e avevo la disgrazia di dimostrare di più di quello che avevo. E una volta, per dimostrare che io ero un ragazzo, al blocco dovetti andare a chiedere al comandante, allo scriber, con il capo, gli anni che effettivamente avevo, perché lì la barba non è che te la facessero tutti i giorni, no? Quindi sai, scuro di capelli, con la barba magari incolta da una decina o più giorni, tu sembravi molto più maturo di quello che avevi. Io stavo dicendo che avevo 17 anni e non potevo fare quegli sforzi, si trattava di prendere dei pezzi di lungarine, ce la facevo effettivamente, e questo qui si continuava a piccare. Siccome con me c'era uno su di Milano, o di Milano, che non mi ricordo, un certo Setti, che era, delle ferrovie, questo o qualcosa del genere, e mi disse, diciamo, a te, essendo giovane così, lo dovresti far presente, perché i giovani, dice, vengono un po' risparmiati in qualche modo. Io non sapevo dire il mio nome, mia età in tedesco, perché cercavo di dirgli, ma questo non capiva, e cercare di testare. Poi finalmente ci fu questo qui, e gli disse, si fece capire lui per me, e allora smise di picchiarmi e disse, però stasera c'è al blocco, si controlla, e io, vabbè, si controlla, io, e infatti controllò, e insomma, non ci credeva che gli avesse dell'età, che ognuno di noi avevamo una scheda personale che ci accompagnava
tutte le volte che si veniva trasferita da un blocco a un altro. Lei risulta che era reale che i più giovani venivano trattati diversamente? Senta, e i più giovani erano i giovanissimi che venivano usati, diciamo, come stupidini, quelli che lavoravano come stupidini ai vari blocchi, erano gli addetti ai capò, e loro erano tutti belli grassocci, avevano zuppe da dar via, avevano sigarette, avevano pane, erano tutto, vestiti sempre poco, anche se la strisce, ma sempre nuovi, e insomma, sì, loro sì, però io si vede che ero in un'età, in una fascia un po' che per quell'età lì che avevo io non c'era granché da risparmiare. Insomma. Quello che abbiamo avuto il contatto con gente anziana, anche fascisti, abbiamo trovato qualcuno di Roma, abbiamo trovato qualcuno su di Milano, che ci hanno fatto capire tante cose, ci hanno fatto, le chiamerei delle conversazioni più che lezioni di politica sull'antifascismo, su quello che è stato il fascismo, su come si era affermato, perché noi nati, cresciuti sotto il fascismo, nessuno ci aveva detto niente. Io, anche se in casa avevo parenti come il nonno e lo zio che erano antifascisti senza la tessera, proprio, quindi decisi e convinti fino in fondo, però di fronte al ragazzo in casa non se ne parlava mai, insomma c'era il terrore, la preoccupazione, io andavo a scuola, un ragazzo si sa mai, gli può sfuggire mezza parola, quindi si arrivò il 25 luglio, si vide un qualche cosa, ma non fu sufficiente, insomma, ecco, per farsi un'idea, cioè. Quindi l'incontrare degli uomini maturi, degli uomini che avevano fatto il carcere in Italia durante il fascismo, a noi, o almeno a molti di noi, non dico a tutti, perché ci stava anche gente che non ha tenuto conto, ecco, e magari si può vedere e sentire anche dalle stesse testimonianze, insomma, ecco. A me però servì. Mi sentì affascinato, ecco, da tante cose, anche perché io sono sempre stato un appassionato di storia. E quindi conoscere certe origini, l'avvento, come è avvenuto, le lotte operaie, eccetera, eccetera, fu veramente una cosa, direi, sublime, ecco, al di là delle nostre sofferenze, di poter parlare di certe cose, chiamerei anche, non dico fantasticare, perché poi in effetti certe cose sono accadute quando siamo tornati, manifestazioni, incontri, solidarietà, cose che magari in quei momenti si davano per scontate e poi magari ancora oggi si devono ancora conquistare, quindi... E forse è quello che qualche volta mi credo, l'impegno che abbiamo nell'andare a far conoscere ai giovani non solo la nostra esperienza, che siamo fortunati tornati da quei luoghi, ma anche il sacrificio di coloro che non sono tornati, che sono la stragrande maggioranza. E questo, se ha insegnato qualcosa a noi, vogliamo cercare di estenderlo ad altri, questo patrimonio, con parole povere, con modestia, con semplicità, insomma, ecco, senza presunzione, senza pretesa di volere insegnare niente a nessuno. Senta, le voglio chiedere questo, quando lei invece si incontrava con queste persone più anziane, quali erano le occasioni di incontro, in che modo? No, erano occasioni proprio occasionali, a volte ci si trovava nei comandi, perché i comandi non era che
dal blocco si fosse sempre destinati al solito comando. Tutte le mattine c'era la costituzione di questi Arbeitskommando. Una mattina potevi andare con un comando, un'altra mattina potevi andare con un altro, e qui magari ti ritrovavi con persone italiane, magari a volte ci si conosceva per italiani, tanto eravamo abituati a dover comunicare in tedesco, e a volte dal triangolo, quell'iniziale che avevamo in italiano, ah, tu sei italiano anche te, sì, e allora di Firenze, te, sì, io sono di, non so, di Bologna, di Modena, o di Milano, a seconda, sì. E così nasceva la conversazione, che ha fatto, cosa non ha fatto, quando ti hanno preso, quando sei arrivato, così, la bugia pietosa anche, per esempio, no? La bugia pietosa, quando si vedeva un compagno disperato, ci hanno insegnato questi più maturi, questi che potevamo definire, diciamo così, i politici veri e propri, a volte ci dicevano, ci davano delle notizie che non erano vere, però per scuoterci un po' ci dicevano che magari, non so, in Italia gli americani erano già, avevano liberato, non so, Firenze, oppure erano già arrivati a Bologna, oppure i partigiani, oppure i russi erano già arrivati a Vienna, eccetera, per scuoterci un po', per crearci un certo morale, e questo ci poteva servire, ecco. Non c'era nulla di vero, però era una bugia, chiamavano così, pietosa, per darci la forza, ecco, un po' di carica. Siete stato mai malato lei nel periodo della... Sì, io ho una ferita che ho riportato e sono guarito nel 46 maggio, dal 15 settembre, mi pare, intorno al 15 settembre, ferito a questa gamba, lavoravo in galleria, e insomma l'ho riportata, sono guarito, insomma, poi sono stato ricoverato all'infermeria, dopo ho fatto il compleanno di 17 anni all'infermeria, sicché è stato nei giorni di maggio, nel periodo che ho visto il Mario Mugnai di deceduto, eravamo insieme. Nei giorni che il fratello di Mugnai, sì, era del 27 anche lui. A ridirlo, perché sennò poi la signora trova in guai. Alberto Ducci, oggi cos'è, martedì 22 marzo? Marzo 88, siamo all'ANEL, seconda casetta. Sì, io, quando poi siamo arrivati alla liberazione, ho saputo quello che cosa ero stato ricoverato. Alla liberazione ci hanno fatto una mini schermografia che ho tuttora io a casa, gli americani. E da questa schermografia si vede che io ho avuto la polmonite bilaterale. E fu in conseguenza quello di cosa. Infatti c'era un medico francese, un medico anziano piuttosto grosso, che diceva, insomma, fenomeno, perché io ricordo di aver preso soltanto una pasticchina, ma talmente minuscola che non lo so, insomma, fu l'unica cura o l'unica medicina che mi hanno dato. Questi tedeschi? Questi tedeschi, era... All'interno del campo c'era questa infermeria così organizzata, e io ci sono stato circa una settimana. Mi ricordo di aver avuto la febbre, ma è successo questo. La sera che io sono andato per passare la visita, ho trovato un maresciallo fieschino. Siccome noi eravamo arrivati da poco, avevamo le casacche ancora in buono stato, no? Questo maresciallo delle SS di Trieste mi vede e mi dice in italiano, dico ja, e rispondo in tedesco, perché lui risponde sempre in tedesco, mi fa, dice, vieni, dice, te lo do io a te, per impreparare tua macchina.
e prende, mi fa tirare 25 bastonate sul sedere e mi rimanda al blocco. Io la sera che ero andato per passare questa visita, erano già diversi giorni che mi trascinavo dietro questa febbre, sentivo poi dal polso, no? Dicevo io non ce la fo, io mi sento il polso che andava via, poi lo sentivo altra amici, eccetera. E insomma si sentiva nel campo dire non andare all'infermeria perché fanno le iniezioni di petrolio, queste cose sentivano già circolare nel campo, voglio dire, non è che si sia sentite dopo, si sentivano già a quell'epoca, e quindi ero indeciso. Poi questa sera proprio sentivo che non ce la facevo più, decisi di andare a passare questa visita, e per visita è di questo, 25 legnate sul sedere, e rimandata al blocco. Sempre di questo? Adesso, si vive tutta adesso. La sera dopo, dissi a questo punto, non ce la faccio proprio più. Spandare. Dico, la sera dopo, mi succede che io dico a questi ragazzi, guardate, io mi sento come svenire, e c'è, mi ricordo, mi accompagnarono e si andò per ripassare la visita e mi ricoverarono la sera stessa. Mi ricoverarono la sera stessa forse perché mi videro come stavo dietro, insomma, eccetera. E mi dettero questa pasticca, mi ricordo, se quella sera o la sera del giorno dopo. E stette lì questa settimana. E la mattina veniva un medico degli SS, c'era questo medico francese, e c'era un italo-inglese, un certo Jim, che lui faceva un po' da interprete, parlava l'inglese, parlava il tedesco e l'italiano, insomma, no? E lui faceva lì un po', non dico infermiera, ma insomma era l'infermeria, insomma, capito? E non andava a lavorare fuori alle cave, nel posto. Già un tipo molto esile, anche in tempo normale, insomma, fisicamente. Sicché gli domandavo, ma io che c'ho? Ma dice, fenomeno, dice, il dottore dice, fenomeno, no, ma fenomeno di che? Insomma, mi sapevo, ma io non riuscii a sapere cosa vivo, capito? E insomma, poi quando alla fine ci fecero questa schermografia dopo la liberazione, e si poteva vedere, mi fu detto da un medico che aveva avuto la polmonite bilaterale, ma prima ancora di venire via di là, la polmonite bilaterale e la pleurite a sinistra, si vede in questa schermografia. E senti, quanto sei rimasto alla liberazione? Alla liberazione io sono ripartito il 12 di giugno, perché sono venuto via qualche giorno prima, lì c'era un po' l'organizzazione, dice ma invece di ripartire con i camion è meglio ritornare con il treno, più comodo, meno disagevole, eccetera, eccetera, e io dissi no, mi sento bene, voglio ripartire, e infatti ripresi. Gli americani quanto arrivano? Gli americani dovrebbero essere arrivati, mi pare, il 5 di maggio verso l'11 mezzogiorno, perché loro ci hanno lasciato la mattina verso le 3:30, l'SS. Poi vennero le guardie civili lì al posto dell'SS e ci furono quelli che li fecero assassate e quindi li andarono. E il campo comunque fu preso in consegna dal Comitato di Liberazione la mattina verso le 4, perché quello era già all'erta. E io nel 65 mi ricordo di mano che sono tornato a visitare i campi, ho incontrato uno spagnolo di Evans, il quale mi disse che Evans erano riusciti a organizzare il Comitato di Liberazione con 2 o 3 pistole. E che loro erano all'erta, erano già pronti da diverso tempo, anche perché poi noi la sera di Pasqua del 45 abbiamo cominciato a sentire le cannonate. E questo mi pare sia stato intorno al 15 di aprile,
e fino al 5 di maggio, insomma, questi americani si decidevano ad andare, insomma. Probabilmente lì sono stati gli stessi tedeschi che hanno detto, ma perché si sta a aspettare? Erano già tutti gli avvicini, capito? Sembra che in Ebens fossero già tutti organizzati con gli avvicini civili per prendere la colpa. Ma non ci fu un... che a volte dove c'erano le gallerie i tedeschi pensavano di metterci i prigionieri. Sì, ce lo fecero anche a noi questa proposta, effettivamente ce la fecero. Perché noi per un bel periodo di tempo, quando c'era l'allarme, durante il giorno specialmente, ci facevano andare nelle gallerie, specialmente quando si fece le gallerie lì sopra il campo di Ebens, durante il giorno se c'era l'allarme, via, si doveva subito correre, abbandonare tutto e andare in qualsiasi punto ci doveva, si doveva andare dentro le gallerie. Poi a un certo punto gli allarmi duravano troppo, allora fu interrotto l'andare nelle gallerie e non si andava più. Fu solo verso la fine, pochi giorni prima della fine o della liberazione, che ci fecero questa proposta, e furono gli spagnoli che ci dissero, prima gli italiani e poi i francesi o viceversa, e poi ci pregarono di comunicarlo a tutte le altre nazionalità, di rifiutare la proposta di ritornare nelle gallerie in caso di allarme. E quindi fu un discorso che ci lasciò un po' perplesso, perché i tedeschi difficilmente ci credevano quando volevano. Ecco, ma tutti aderiste a questo rifiuto o lei sa che c'è qualcuno? Tutto. Io, a me mi risulta che fu un grido di no generale, diciamo così, da parte di tutti, insomma, ecco. Ma tu sei mai andato a lavorare nelle gallerie? Sono andato dopo che fui dimesso dalla infermeria. Io chiesi di essere destinato a un blocco che andavano a fare, a lavorare nelle gallerie, perché non tutti i blocchi erano destinati ai comandi per andare a fare lavori in galleria, c'erano anche blocchi che erano destinati a fare lavori sui piazzali o lavori vari o cambio continuo di comando, di lavoro, insomma, ecco. Ma che lavoro c'erano? Era, diciamo, per costruirle o per attrezzarle o c'era già lavorazione? Senti, nelle gallerie si partiva dalla perforatrice, io ho lavorato non con la con un martello pneumatico, non l'ho tenuto io, ma io sono stato tra quelli che teneva la verina per la boccatura nella chiesa, per cui ci si rovinava le mani, non ti dico come. Poi nelle gallerie, e lì si lavorava a vari piani, no? Si partiva per esempio da terra e poi a un certo piano si cominciava a andare con là, poi a un certo punto si faceva a strati, vero? E poi sono stato a caricare vagoncini, sono stato a caricarli con le mani, con le pietre più grosse, sono stato a lavorare con la pala, sono stato a lavorare col piccone per pulire il secondo che c'era da fare, sono stato a lavorare come si può definire, un muratore, c'erano dei civili, c'erano anche dei civili italiani, mi ricordo, e anche di della zona di parte lì, non mi ricordo se che disse di Mugliere, non mi ricordo, e lì si trattava di spandere, ha visto che morì a mattoni, sopra a mattoni dentro le gallerie, no? Sono larghi anche questa tavola e forse più, no? Lì si tirava su queste calderelle di coso, di malto, si votava sopra, con le mestole si doveva spianare, e poi c'era quello che diceva come mettere i mattoni, praticamente come tu li avevi messi sotto, te li dovevi incrociare e via. E quello era un lavoro che non ci dispiaceva, a dire la verità, perché insomma, però bisognava lavorare con una certa lena, e certamente loro, i civili, potevano lavorare, che aveva un certo fisico, che aveva una certa pratica, ma un ragazzo nelle condizioni un po' come ero ridotto io, perché poi
Il discorso è anche questo, io non è che voglia mettere in dubbio nulla anche dei compagni della stessa avventura, ma io a volte mi trovo anche un po' in difficoltà o anche un po' amareggiato. Ma come si può spiegare il fatto che si sia passato la stessa esperienza di essere in condizione di affrontare un viaggio, ieri o contro un mese, e io essere in una condizione veramente... Perché io, quando ci hanno liberato, la sera che sono arrivati gli americani, mi ricordo, ci hanno pesato, io non ti so come sette lì. Come tu fai in quelle condizioni di affrontare un viaggio? Così. Perché qualcuno l'ha affrontato subito il viaggio? Ce ne sono stati diversi. Poi sono arrivati con di noi, perché logicamente non è che fossero in Italia e si potessero spiegare con la lingua o ci fossero, capito? Quanti mesi complessivamente lei è stato? Io sono stato praticamente 16 mesi, perché dall'8 marzo o dall'11 marzo che siamo arrivati sono ripartito il 12 di giugno. Che il periodo peggiore? Il periodo peggiore fu un po' la fine, verso la fine, l'inverno dal febbraio, gennaio a febbraio, quel periodo lì. Ci furono anche dei cambiamenti nel modo, nel mangiare? Nel... Più che dei cambiamenti ci furono... cambiamenti peggiorativi, perché diminuiva e peggiorava sempre, no? Per esempio, a Edens io mi ricordo di essere stato in una baracchetta con dei lettini a un posto, delle cuccette a un posto, dove si diceva che si facessero degli esperimenti biologici. Queste sono cose che si sono sapute dopo. Era una baracca che c'era prima su un vialetto, sulla destra prima di arrivare alle docce, e era una baracca, non so quanto si poteva essere, a 2025, e mi ricordo di esserci stato almeno due o tre volte con tutti i ragazzi più o meno della mia età, di diverse nazionalità, che ci facevano poi raccogliere le feci di origine, ci facevano, ci davano da mangiare qualcosa di più, mi ricordo, ci tenevano su giugni, 3-4 giorni, e avevamo anche delle reazioni. Mi ricordo una volta, prima di essere destinato a questa baracca, la sera prima ci portarono a fare la fotografia con il numero in grande, no? E ci facevano la fotografia col nostro numero, grande. E poi il giorno dopo, mi pare, ci hanno mandato a questa baracca e siamo stati lì 3-4 giorni. Ecco, lì poi ci venivano delle reazioni tipo come piccoli bubboni, cucciole, roba arrossata che ti dava pulito, bruciore. Non so, ecco, come le pinzature di insetti, no? Sì, quando orticaria, orticaria. Sì, non so, perché lì proprio ti dava quel senso di... Ed era legato a mangiare. Eh? Erano cose da mangiare che ti davano. Non lo so, lì mi ricordo per iniezione mi pare no. Ossia, mi pare una volta ci fece un'iniezione, non mi ricordo. Mentre qualcosa per bocca ci hanno fatto prendere, sì. Tipo pressina, roba così, ma da prendere. Sì. Poi magari si mettiamo piano nel cibo. Senti, ma del gruppo di fiorentini, insomma, costanti, che sono finiti ai vendetti, quelli che ci sono. Ce n'erano, eravate a contatto, vi ricercavate, o ciascuno era in un punto che in un altro? No, lì ti dirò, io praticamente ho avuto una persona
o due soltanto, dove ci siamo tenuti in un certo modo amici quasi fraterni, ecco, si era stabilito un'amicizia, si dice essere a cugini, ma ci si era conosciuti lì, un certo Fancelli, Sergio, che poi i parenti sono ammalati di avere notizie di questo ragazzo, era più un anno di mezzo, ecco, e siamo stati insieme fino a poco prima della liberazione. Io poi fui destinato ai Blochon, mi ricordo, per un disturbo intestinale, stetti via un po' di giorni e poi fui mandato un altro blocco e insomma ci si perse di vista con questo ragazzo, sì. Con lui, con questo Ballerini, con un certo Franco Franchi di Prato, ho avuto spesso occasione, c'era un certo Pirici di Firenze, che poi fu quello che si tornò a casa insieme, che si venne via anche da Bolzano. E poi non è che tu potessi avere la possibilità, non c'era motivo, non c'era, capito? L'andare a ricercare, voglio dire così, un italiano fiorentino. Troppa confusione. Sì, anche perché la sera quando tornavi nel blocco non potevi, insomma, te eri destinato in questo blocco, in questa cuccetta, magari tu dovevi dormire o con un russo, o con un polacco, o con un francese, quindi non avevi modo nel tempo. Se era nella stessa stube potevi, magari se ho scambiato le parole, te l'ho detto, no? A volte eravamo talmente abituati a scambiarci quelle poche cose in tedesco che anche tra italiani, se non ci si vedeva al triangolo con l'iniziale te in italiano, ci si parlava in tedesco, insomma, ecco, allora a quel punto lì, l'italiano, dove tu sei, così. E se no era difficile, insomma, sì, qualche volta ci si domandava, ha visto, ha saputo di quello, di quell'altro, per esempio c'era uno che era una figura un po' particolare, era il tenore, un ragazzo che studiava per tenore, cantava, era bravissimo, e anche con lui siamo stati spesse volte insieme a lavorare nel blocco insieme, e lo chiamavano appunto SS per cantare, cantava romanzo, cose del genere, e così insomma, quando ci si trovava, insomma, era un po' Mario conosciuto da tutti, un ragazzo alto, un ragazzone fiorentino, ma poi... Ma avevate relazione tra di voi anche se di nazionalità diverse? Sì, sì. O tutto era ridotto al minimo? Ma oddio, era ridotto al minimo, sai, a seconda delle circostanze, degli avvenimenti, non so, per esempio, tu potevi sentire il passare per qualche ora nuvole di aeroplani che andavano a bombardare, non so, per esempio verso Salisburgo, verso Linze, che era la città industriale dell'Austria, diciamo, no? E ti veniva da fare qualche commento così, qualche cosa del genere, ma... Notizie dall'esterno non avevate? E le notizie dall'esterno le avevamo, ma non sapevamo mai se erano vere o fasulle, insomma, ecco, perché c'era un po' questo discorso. Noi le prendevamo tutte per buone, intendiamoci, però a volte le abbiamo inventate noi al compagno che lo abbiamo visto lì disperato, ecco, perché magari gli è servita. Lei ricorda di essere stato aiutato in qualche momento particolare da qualcuno? Ma senta, l'unico periodo particolare che posso dire di aver vissuto io è stato quando una sera rientrando dal campo piangevo, mi ricordo, perché avevo sopra il collo del piede tutto ferito, insomma, facevo sangue.
e c'era un capote tedeschino, lo chiamavamo tedeschino, e non so se aveva fatto il pugilato, insomma si divertiva a colpirci con le colpi da pugile, insomma, da pugilato. E mi ricordo ero a un blocco che dava sulla piazza del campo, dell'appello, e a capo di questo blocco era un ex capitano delle SS. Non so se faceva parte di quel gruppo di SS che aveva fatto la puntata di Hitler, che poi seppi che questo fu rimandato a Mauthausen e poi fu ammazzato, fu pugnalato, insomma, no? E mi vide rientrando nel blocco, la sera mi vide che piangevo, mi chiamò, come era, insomma, volle sapere che avevo fatto, io le dissi che, insomma, c'era questo capo che mi picchiava, che era. E allora mi portò addirittura al blocco dove era questo capo e voleva che io lo piccasse. Insomma, io mi ostinavo a dire, a sminuire la cosa, perché poi tenevo la reazione di questo, domani che mi ritrovo fuori, capito? E allora questo qui, l'unico periodo che posso dire, mi tenne a rimbiancare dentro il blocco 7-8 giorni, e per imbiancare mi dette degli asciugamani, no? Gli asciugamani che gli dovevo arrotolare, li zuppavo dentro questa vernice, questo bianco, un bianco, mi pare se fosse anche colorato, e li strizzavo e poi li arrotolavo così lungo la parete, va bene, e riverniciavo così, dico, sì. Quello era il lavoro di imbiancare, e ci ho impiegato 7, 8, 10 giorni. Ecco, fu l'unico periodo dove mi è capitato una gamella di zuppa in più al giorno, una. C'era il vantaggio di essere al coperto, insomma, la mattina dovevo andare all'appello come gli altri, però per quella settimana io ho fatto parte del personale del blocco, insomma, ecco, ma una settimana. Poi mi ricordo che mi mandarono un altro blocco, mi trasferirono, cioè un altro blocco, e ritornai, mi pare, a lavorare in cava, in galleria. Fu quando poi, no, quello fu nei primi, verso il Natale del 44, così, che ero in galleria a fare il muratore, dove c'è, dentro la galleria, ora l'hanno buttato giù del tutto, appena si entra nella galleria sulla destra c'era un soprammattone dove si facevano le scale per andare a piani superiori. Io in una di quelle gallerie ho lavorato a quel soprammattone, fino a che altezza non lo so, perché poi mi ricordo fu da lì che fui ricoverato con un disturbo. E questo fu dopo il Natale del 44, mi pare fosse nei fine del 45 così, quando lavoravo. Ma ci furono mai fatte lavorazioni vere e proprie dentro, come un'officina, dentro le gallerie? Furono fatte, ma noi l'abbiamo saputo dopo, perché non eravamo noi destinati a questi lavori. Quindi voi come tipo manovalanti? Noi abbiamo lavorato fino alla struttura muraria, poi tutto ciò, per esempio in cima alla galleria ultima, sembrava avessero già fatto l'impianto per la benzina sintetica, no? Ma noi non ci abbiamo lavorato. La fotografia che vediamo, per esempio, delle officine nelle gallerie di Evans, non ci sono deportati politici che hanno lavorato, ecco. Sono stati altri prigionieri, ma non di noi, ecco. Come avvenne il rientro in Italia? Il rientro, ho detto, fu con questi camion militari americani. Sì, ma arrivarono gli americani, lei fu destinato a un ospedale, a qualche cosa? Sì, ecco, io ebbi un disturbo per superare alimentazione, insomma, mangiai più del normale, di questo disturbo gastrointestinale,
e lì andò bene, posso dire, andò veramente bene, perché insomma, con questo disturbo svenne, insomma, no? Mi dettero una pasticchina e sembra sia stata quella che mi ha salvato, dopo un 3 o 4 giorni o 5 dalla liberazione. E quando mi risvegliai, ebbi proprio la sensazione, dissi, ah, sono sempre vivo, proprio, come una ventata. E fui destinato a un blocco. E quando sono arrivati gli americani, è arrivata tutta l'occupazione, quindi disorganizzata per i servizi sanitari, eccetera. Ci hanno messo nei blocchi dove ci hanno trovato, ci hanno dato da mangiare a volontà, eccetera. Dopo 4-5 giorni è arrivata magari la sanità e ha cominciato a organizzare le cose, dei blocchi, delle baracche, per cominciare a smistare i vari casi, e lì ci ha cominciato un po' a ripulire per bene, perché avevamo ancora parassiti, eccetera, eccetera. E mi ricordo, dopo questo disturbo, fui destinato a questo blocco, e in questa baracca c'era l'avvocato Sergio Dragoni di Milano, che fungeva un po' da capo stube lui, e mi ricordo dalle 6 la mattina fino alle 8 la sera, ogni ora ci davano qualcosa da mangiare, per farci riabituare, così. Sì. Lì ci sono stato praticamente fino alla liberazione, sì, fino alla partenza, insomma, il 12 di luglio ci siamo rimessi così piano piano. Io dalla liberazione a quando sono tornato a casa avevo ripreso intorno a 10 minuti, ecco. Siamo ripartiti con questi camion militari il 12 e ci hanno portato a Innsbruck. A Innsbruck siamo stati fermi, mi pare, 2 o 3 giorni in un campo accampamento, un tende, roba del genere, in attesa di essere rimpatriati anche lì con vagoni bestiame. E c'è stata molta gente che ha approfittato della nostra situazione, no? Siccome noi eravamo talmente messi male, allora c'erano civili italiani che erano andati a lavorare là e anche militari italiani che erano un po' sbandati. Questi cosa hanno fatto? Hanno preso, dice, noi veniamo come per dare un aiuto a questi ragazzi, e loro erano quelli che ci salivano sul camion, ci facevano scendere, insomma, ci facevano un po' questi servizi. E appunto, dopo 2 o 3 giorni siamo stati fermi a Innsbruck, e una sera ci hanno portato lì nei pressi della stazione e siamo risaliti su un vagone bestiame, si è attraversato la frontiera di notte. E sullo stesso vagone c'erano civili anche, mi ricordo. La mattina, quando siamo arrivati allo scalo di Bolzano, ci sono venuti incontro persone con camici bianchi, ovviamente infermieri e vari generi, tutte donne, e ci hanno portato all'ospedale. E da lì hanno cominciato a dare notizie di me, che ero vivo. Hanno cominciato a leggere gli elenchi di comunicati alla radio, dicevano che Alberto Ducci di Firenze gode ottima salute, via salute alla famiglia, si trova presso l'ospedale di Bolzano, eccetera, eccetera. E lì siamo a Bolzano, sono rimasto 3 o 4 giorni. 3 o 4 giorni o 5, mi ricordo, insomma. E poi questo Chirici mi fa, dice, senti, c'è dei camion che vanno giù verso Bologna, dice, io lì erano un camion con rimorchio, sempre militari, ed era un negro e un tedesco, mi pare, e portavano prodotti alimentari per l'esercito. Tedesco civile? Tedesco militare civile, insomma prigioniero, ovviamente, perché c'aveva una divisa grigio verde, anche questo qui. E siamo arrivati a Verona. A Verona la sera, dalla mattina, e siamo rimasti sorpresi dal fatto di sentire cantare la bandiera rossa. Insomma, noi partiti in un'epoca, quando la sera un gruppo di ragazzini cantava la bandiera rossa, ci siamo, dove siamo se cominciare?
siamo andati lì in un bar, ci hanno visto due o tre, e, insomma ci hanno offerto del gelato, noi eravamo biglietti, non ci sarebbero soldi né nulla. Sicché dopo siamo ripartiti e ci hanno portato a Modena. A Modena ci hanno lasciato lì all'Accademia, si è ritrovato un mare di gente come noi, eh? E mi ricordo ci hanno dato un uovo la mattina, so, tra le altre cose di particolare. E siamo ripartiti, si è dormito, mi pare, a Modena, mi ricordo c'è stata la sera che siamo arrivati a Verona e ci hanno portato a Modena. Poi la mattina dopo si è ripartiti verso Bologna. Quando siamo arrivati a Bologna, sempre su Questicanio, qualcuno ha cominciato a dire: sapete, ci vogliono portare in un campo per la quarantena, ma dice perché per ragioni di salute hanno paura e si contagia, sa, qui là sotto sopra. Insomma, è stato creare dell'allarme. E ci siamo buttati sotto a Questicanio, se che te lo dico io, meno male che i camion erano quasi fermi, e insomma ci siamo buttati sotto. Siamo andati alla stazione di Bologna e si è chiesto notizie per un treno per Firenze, ci hanno detto che non ce n'erano, quelli che transitavano erano tutti militari, sicché ci hanno suggerito di prendere un treno per venire verso quella stazione dove c'è stato la. Bello, questo bello no, quell'altro, no, prima, Val di Sangro, Alessandro. sì, verso, sì, e lì il treno si fermava, e infatti siamo scesi anche noi, ci hanno detto, poi lì transiterà a Passo Duomo una tradotta militare americana con soldati brasiliani, eccetera, quindi potete salire in corsa magari, cioè, vagone in vagone, e quella vi può portare verso Firenze, no? E quindi il miraggio, il desiderio di tornare a casa a quel punto lì. Infatti, dopo qualche ora che eravamo lì, mi ricordo si è fatto il bagno in una pozza d'acqua, quindi questo mio amico ci hanno dato da mangiare per un caldo di giugno del 45, noi deboli, il caldo che era. Insomma, è arrivato questo treno e noi in corsa siamo saliti. No, poi quando ci si ripensa, te lo dico io. E siamo saliti su, erano dei brasiliani. Questi brasiliani, mi ricordo, mangiavano, prendevano le sigarette, ci davano il resto di cielo, le scatolettine, ti ricordi, color grigio. E ci ha cominciato a domandare qualcosa e ci siamo un po' spiegati, no? E allora venuto fuori che si sono un pochino terrorizzati, questa gente, la paura di vederci magri come eravamo, e uno dice: bisogna scendere. Allora io avevo paura, quell'altro invece, anziano di me, questo qui dice: sì, scendi, appena fermi il treno. Il treno che fermava a Prato. Lui, siccome era un vecchio capo ufficio delle poste, alla posta ferrovia, lui è sceso da qui, è risalito qualche vagone fino avanti, è arrivato la sera stessa a Firenze. Io invece mi sono fermato a Prato, mi sono messo sotto la pensilina, ero stanco, sfinito, è venuto lì in ferrovia e mi ha detto: guardi, dice, non si può restare così, magari io non ce la faccio più là sotto sopra, ma guardate, dice, senta, dice, in dove è stato lei giovane così, esatto, sì, così. E gli dissi che c'erano stati con me tanti pratesi, e gli detti alcuni nomi, che tra l'altro poi erano per la strada, e nel giro di quanto, un quarto d'ora, sarà arrivato di 500 persone. Io dico un quarto d'ora, ma 20 minuti mi saranno passati. E da Prato tutti li hanno portato via. E dette notizie di quei pochi che devo dire, soprattutto del Franco Franchi, che insomma era padre di famiglia di ragazzi, e venne subito il fratello lì, mi portava via la porta pistoiese, e tutti a domandare, insomma a Prato mi tennero una bellezza di soggiorno. Fece una colletta, mi dette un paro, 40-50 mila lire, sapete io, e
con un camioncino e faceva servizio e fece lo portare in Piazza Vittorio, Piazza Vittorio. Poi di lì gli chiesi se mi accompagnava a Bella Riva, c'aveva uno zio che lavorava là e mi accompagnò e purtroppo ebbe una brutta notizia, la notizia che era morto questo cugino e che lo zio non c'era a lavorare. Allora di lì mi accompagnerò con un altro zio in via Scialoia e questo in bicicletta per e quando mia madre mi vide mi riconosceva, diceva che non ero. E ecco, tu eri figlio unico o hai fatto il figlio unico? Figlio unico e praticamente senza nessuna esperienza. Senti, ricordo una curiosità, quando lei rientrò, com'era vestito? Mi avevano dato a Bolzano un completo francese che era canottiere e mutande, abbottonate dietro. No, sul serio. Avevo un paio di pantaloni grigi su lavana, ecco, piccolini, e le serre dei pantaloni, una mi veniva qua e un'altra mi veniva qua. Ho detto che avevo 37 kg, mi pesarono la sera stessa che arrivai. Avevo le scarpe che era sotto di legno, di zoccolo e sopra di pelle. Poi avevo una camicia bianca e questo era tutto l'abbigliamento che avevo. Ti avevano dato dei documenti? Come? Ti avevano dato i documenti? Mi dettero dei documenti americani al campo che poi smarrì con i portafogli dopo nemmeno un anno che ero tornato. C'erano proprio i documenti originali che mi portavo indietro. Meno male. Una parte no, una parte quelli proprio più importanti, diversi, quelli che ce ne davano proprio. Per l'inserimento a casa? Per l'inserimento a casa io ebbi molta solidarietà abitando in un paese dove ci si conosce tutti, avevo gli amici che mi venivano a trovare e fra loro si passavano la voce così, dice sai, è tornato Alberto, dice vai a trovarlo perché dice, quest'altra settimana non arriva. Questo poi me l'hanno ridetto, no? Perché mi trovavano su una poltrona di vimini, così, con una faccia pallidissima, con macchie di sangue in pelle e pelle, rasato ancora quasi a zero, si vedeva ancora un po' una striscia al centro della testa, insomma, e poi gli occhi impossati, insomma, se si pensa a 18 anni appena compiuti, io tornai di giugno, avevo fatto 18 anni il 16 di maggio, quindi 18 anni e un mese, pesavo 37 kg. Ricordo se andò dal contadino che abitava lì sotto a casa nostra e mi pesai. E nel giro di 3 settimane ingrassai 10 kg. Ci fu il professor Guglielmetti, non so se lo conosci, e tramite lui mi fece visitare da diverse persone perché avevo sia che era stata operata per una plastica polmonale da Baldoni e mi ricordo mi fecero fare delle iniezioni di tonalicina nuovo che assicurava moltissimo. Non è che tu dovessi andare in torno? No, io ho cercato per quel poco che mi sono dovuto curare di fare la vita a casa, insomma c'è più un medico che era il fratello di un artigiano caduto a Pagliaripoli, il dottor Mattei, che lui si premurò di andare a trovare medicine speciali presso i campi militari americani, anche fuori Firenze, dove sono andato addirittura a Brasile una volta. Questo, no? Io posso dire quando sono tornato di aver trovato una grande solidarietà da parte di tutti, questo sì. E anche come reinserimento, devo dire, per me non fu difficile perché
alla fine del 45 ebbi la possibilità di poter impiegarmi presso il Nuovo Corriere, il giornale che era stato stampato dagli alleati, diciamo così, no? E poi lasciato il Comune di Firenze, poi ci fu tutto quel cambiamento di relazione. Io non posso dire di aver avuto difficoltà nel reinserimento, insomma, ecco, il giornale si stava con. Io quasi si era dimenticato qualcosa, non lo so, posso dire questo, che per una decina o 15 giorni dopo che ero tornato, venivano ancora amici a dire a casa, per esempio, che io ero vivo, a cercare, no? Specialmente la mia mamma, dice, ci ho sentito alla radio che Alberto è vivo, è a Bolzano, eh? E la mamma magari faceva, sì, dice, guarda, vai di là, ecco, magari ero in camera che stavo riposando, perché dopo mangiare specialmente mi prendeva proprio quella pesantezza del e questo sì. Mia madre, quando tornò, io, lei era una essere donna, lei pensava 34, era piena di ascessi perché le cure non assorbiva più le medicine che dovevano, quindi questa era donna, insomma, se non tornavo io forse era la prima figlia. Quanto tempo dopo si è sposato? Io nel 51, dal 45 sono passati 6 anni. Diciamo che tu? No, io ho avuto un figlio molto tardi, dopo 17 anni di matrimonio, perché mia moglie ha abortito 3 volte e non riuscivano a trovare le cause. Poi finalmente il dottor Pinto Pompeo trovò le cause. Aveva un nodulo di fibromi che durante la gravidanza si sviluppavano e erano poi la causa degli aborti. Lui riuscì a individuare la causa e quindi anche la cura. C'è un maschio che fa quest'anno l'esame di maturità, nel 68. Va bene, grazie.